Il terreno del Francosola è in condizioni scarse, la voglia di giocare è troppo forte. Forse ci ha rimesso un po' lo spettacolo, ma chi ieri pomeriggio era a Masnago ha visto due belle realtà del campionato di prima divisione. Al nono il Benevento ci prova da lontano, la conclusione di Evacuo è neutralizzata senza problemi da Moreau. Alla mezz'ora azione veloce da sinistra del Varese, Buzzegoli trova il varco giusto per Carrozza, dribbling secco sul diretto avversario, tiro centrale. I biancorossi premono sull'acceleratore e al 36esimo Pereira, ottimo il suo esordio, pesca Loe e tutto solo in area. L'esterno varesino è macchinoso, la difesa giallorossa allontana. Il match si sblocca al 7° del secondo tempo, arriva uno spiovente dalle parti di De Liguori, sinistro al volo non irresistibile, Moreau calcola male la traiettoria del pallone e si tuffa in ritardo, la sfera finisce in fondo al sacco. Sannino toglie Aloe e inserisce Del Sante, l'attaccante perugino parte in progressione tra le maglie della retroguardia beneventina, la potenza c'è, la precisione no. Difficile trovare spazi, meglio affidarsi ai calci piazzati. 35esimo, corner di Carrozza, uscita scomposta a rigori, Preite calcia in spaccata, Pereira corregge in rete e ristabilisce la parità. La stanchezza poi prende il sopravvento, Moreau riscatta in parte l'erroraccio bloccando un colpo di testa di Bueno al 42esimo, scorrono i titoli di coda, il Varese mantiene imbattibilità casalinga e quarta posizione in classifica.